Il 4 febbraio scorso l'assessorato regionale Territorio e Ambiente ha dato il suo sì alla richiesta dell'azienda agrigentina SO Ambiente per costituire una discarica in Cava Stallaini. La Cava Stallaini, seppur in territorio netino, è di interesse comune sia col comune di Avola che con quello di Canicattini, proprio perché è situata all'inizio di Cava Grande. Inoltre la cava si trova a 50 metri da una zona definita dallo stesso assessorato di alto valore ecologico. Inoltre, in quella zona vi è anche un sito archeologico, quello di Orto Stallaini, e tutta l'area precedentemente al 4 febbraio era stata inserita all'interno del piano paesistico e il piano paesistico stesso affermava che non si potessero fare discariche in quel luogo. Ragion per cui, ecco, chiediamo al dottore Paolo Tiralongo, in rappresentanza delle molte associazioni ambientaliste netine e non, il come si è arrivati a stabilire che lì debba essere fatta una discarica e cosa pensa di fare la cittadinanza netina in concomitanza anche poi al comune, ecco. Allora, come hai detto tu, in quella zona grava il vincolo paesaggistico e quindi non si capisce bene come l'assessorato ha potuto dare il permesso di fare una discarica, anzi il vincolo paesaggistico in quella zona vieta specificatamente che vi possono essere fatte delle discariche, lo dice specificatamente. Quindi non si capisce come l'assessorato territorio e ambiente può aver potuto dare questo permesso. Inoltre, a quanto pare il comune di Noto aveva già dato parere negativo a quella discarica. Ma come si fa? Come fa l'assessorato a dare ancora una volta, con un parere negativo del comune di Noto, un permesso per una discarica? E ancora, alla conferenza dei servizi non è stata invitata la sovrintendenza. Quindi già la conferenza dei servizi, che poi in seguito a questa è stato stabilito di dare alla società il permesso di conferire in discarica, è assolutamente nulla, nulla. Tra le altre cose, quella che si vuole fare è una discarica messa in una zona sensibilissima, perché vi sono accanto le sorgenti che poi si riversano nel cassibile, alimentano il cassibile. Come si fa a mettere una discarica in una zona così fragile? E mettendo a rischio il bene, la Cava Grande, che è un bene immenso, incommensurabile, sia da un punto di vista ecologico, sia da un punto di vista turistico. I dati della Forestale ci dicono che nell'ultimo anno ci sono stati 43.000 visitatori. E se noi mettiamo a rischio questi beni, significa che mettiamo a rischio il futuro delle future generazioni, sia per la distruzione, perché può succedere sempre. Qualsiasi discarica fatta bene, non sappiamo che cosa succederà adesso, fra 30 anni, fra 50 anni, fra 60 anni. Quindi in quella zona le discariche non si possono mettere. Tra le altre cose, personalmente, io sono contrario alle discariche e soprattutto alle discariche di inerti. Che significato c'è fare una discarica di inerti? Gli inerti devono essere riciclati. Riciclate. E ancora, nessuno mai ha potuto controllare cosa va conferito in discarica. Chi mi dice che poi in quella discarica non vengono immessi metalli pesanti? Anche se, contro il parere della società, nessuno lo sa. Tra le altre cose è specificato che deve essere, può essere conferito amianto e altre materie che sicuramente non sono dannose alla salute. Ma in qualsiasi caso la cosa fondamentale è che in quella zona, a ridosso di Cava Grande, a poche centinaia di metri di Cava Grande, non si può ubicare una discarica. Una discarica, se le vogliono fare, ci sono zone e in altre zone dove le discariche si possono fare, anche se personalmente sono contrario.